complicati da leggere, il numero 71, ma la Gutti Matilde. Intanto Canestro vuole un appoggio facile, lo trova in Milanovic che poi si fa soffiare via il pallone. Giacchetti, il capitano della squadra, attacca, segna del numero 76 Springer. Spara un pallone in avanti senza trovare nessuna compagna. Giacchetti con un pregevole dietro schiena chiude il contropiede Moscarella. Poi Salazzaro si va a complicare la vita, alla fine riconquista la palla la squadra di Diodalevi. Anche qui non c'è contatto, altro rimbalzo offensivo da parte del numero 43. Ancora Giacchetti va ad attaccare, lo scarico fuori, tripla, piedi a posto, importante per la Magnolia. Si cerca un passaggio in aria, bello la circolazione di palla da parte della squadra di coach Diodalevi. Si vuole il taglio dentro, ancora per Costato che alza una parabola importante. Palla che arriva in posto basso da Moscarella che però se la sa va a soffiare. Poi Moscarella ancora l'uno contro uno di Giacchetti per il 29esimo e 30esimo punto della sua squadra. Palla sotto, troppo complicata da prendere al termine di questo secondo quarto. Moscarella recupera un ottimo pallone, si lancia a tutta velocità a canestro. Taglio di Moscarella, colpevolmente dimenticata. Felicità si alza da tre punti. Giacchetti, proprio lei, arma la mano di Mascia Paola. Altro rimbalzo offensivo di Milanovic e poi con sufficienza spara il pallone fuori, intercettato. Contropiede di Moscarella che timbra il cartellino. Vuole in angolo Mascia. Arresto, tiro da tre punti di Patriarca. Deve affrettare le operazioni la Magnolia. Il tiro da tre punti si trasforma in un assist. Lo fa ancora con Mosconi, vuole lo scarico fuori, poi si dimentica lì il pallone e riparte in contropiede Moscarella che segna. Ancora Moscarella ha il problema di girarsi, lo fa egregiamente nel piede sull'acceleratore. Non c'è fischio, si muove su tutto il perimetro, chiamata la tripla fascia, risponde presente, servita a Giacchetti, bellissimo il passaggio, schiacciata a terra, arresto, tiro da tre punti per Costato Letizia, per così dire due punti a Salazzaro che alza la linea difensiva, ma trova un contropiede perfetto. Poi ancora un'altra palla persa, attacca di mano sinistra, lo scarico, piedi a posto di Felicità, può ripartire Costato, cost to cost, fino in fondo, bella la finta, senza pensarci su, poi rimbalzo, è della numero 15 Costato. Quasi a palla recuperata, viviamo il quasi, che alla fine la scippata funziona. Si chiude qui questa seconda partita di giornata. Vince come ieri la Magnolia Basket Campobasso.